Foracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, pure di quelli che escono l'anno prossimo. Questo video ricchissimo servirà per mettere un punto al 2023 discutendo di quello che possiamo aspettarci dal 2024. Prima vi farò una lista dei titoli annunciati che aspetto con più hype, e poi ci lanceremo nelle consuete speculazioni di fine anno, ripescando le poro prediction di dicembre scorso e cercando di immaginare il futuro di Nintendo. Vi aspetto nei commenti per sapere le vostre prediction, se siete nuovi iscrivetevi al canale e nel caso non ci rivedessimo prima di domenica, tanti auguri di buon anno. Un grazie gigantesco a Otoji Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Sarà difficile eguagliare un anno come il 2023, ma secondo me tra i titoli annunciati per il 2024 già adesso c'è roba strainteressante. Ecco la classifica dei titoli che aspetto con più ansia, partendo dal basso. Shanta e Risky Revolution è un progetto assurdo. Pubblicare finalmente un gioco che sarebbe dovuto uscire nei primi anni 2000 su Game Boy Advance, ma che fu cancellato a causa dei deludenti dati di vendita del primo episodio. Non solo Risky's Revolution è stato sviluppato partendo proprio dall'unica demo esistente del titolo uscita ormai 20 anni fa, ma inoltre il gioco sarà pubblicato, oltre che su console moderne, anche su Game Boy Advance. Sono stracurioso di scoprire cosa tirerà fuori dal cilindro WayForward. La serie di Little Nightmares ha dimostrato che c'è ancora spazio per i cinematic platform senza per forza bisogno di rivolgersi a riproposizioni di grandi nomi storici. L'atmosfera horror grottesca di Little Nightmares è qualcosa di unico, che un po' mi ricorda alcuni elementi di Heart of Darkness su PlayStation 1, e per me, tra il primo e il secondo capitolo, c'è stato un netto salto qualitativo. Le aspettative sono altissime per questo terzo episodio. In questi giorni di stanca sto dando una bella ripassata al catalogo Game Pass e mi sto letteralmente divorando il primo Hellblade, un esperimento che di sicuro ha i suoi limiti, ma che ha anche tanti spunti a dir poco geniali. Quello che si è visto del secondo episodio tecnicamente lascia a bocca aperta e spero che anche Senua's Sacrifice si riveli un'esperienza altrettanto coinvolgente e disturbante. Nutro ancora molti dubbi sul gameplay effettivo di Princess Peach Showtime, però il concept alla base è molto intrigante. Super Princess Peach rimane una vera hidden gem e questo seguito spirituale potrebbe esserne il degno erede, rendendo molta più giustizia a uno dei personaggi femminili più importanti di tutto il pantheon Nintendo. E a proposito di sangue blu, provare alla Games Week la demo di Prince of Persia The Lost Crown mi ha messo addosso un hype smisurato, un metroidvania sbilanciato verso l'action il cui successo potrebbe rilanciare la serie di Prince of Persia, un progetto da sostenere a prescindere, ma in più tutte le anteprime della stampa specializzata sono strapositive. Sul serio, non vedo l'ora di provarlo. Penny's Big Breakaway è il platform 3D più promettente del 2024. Gameplay ed estetica catturano alla perfezione lo spirito dei collectathon di fine anni 90 e, da amante del genere, non posso che apprezzare tantissimo un'operazione del genere. Inoltre, dietro a questa produzione c'è il team che ha sviluppato Sonic Mania e anche in questo titolo si vede tutto l'amore e la riverenza che c'è nei confronti delle produzioni Sega. Anche se passare dal 2D al 3D è un cambiamento per niente semplice da gestire, io comunque ho la massima fiducia nelle capacità di Christian Whitehead. The Plucky Squire invece è un platform molto più sperimentale che ha catturato la mia attenzione sin dal suo primo reveal. Il mix tra meccaniche 2D e 3D sembra funzionare grazie a un art style che amalgama tutto alla perfezione. The Plucky Squire sarebbe dovuto uscire quest'anno e l'attesa sta diventando veramente estenuante. Speriamo che il titolo non subisca ulteriori ritardi e che soprattutto sia all'altezza delle aspettative. Il remake di Paper Mario e il Portale Millenario è un sogno che diventa realtà e considerando la cura certosina con cui è stata gestita la riproposizione di Super Mario RPG, sono sicuro che anche questo rifacimento renderà giustizia all'originale, che rimane senza ombra di dubbio il mio capitolo preferito dell'intera saga. Per ora i nuovi asset grafici intravisti nel trailer di presentazione sembrano catturare in modo convincente l'art style originale. E già questo mi sembra un passo fondamentale. Hades è stata una vera droga, uno di quei titoli da cui mi sono dovuto staccare a forza, ma che volendo avrei potuto continuare a giocare ancora per ore e ore. Cosa mi aspetto dal seguito? Magari Hades 2 non avrà la stessa carica rivoluzionaria, ma anche un semplice more of the same andrebbe benissimo. Neanche a dirlo, ho massima fiducia nelle capacità di Supergiant Games, uno studio che fino ad ora non ha sbagliato neanche un colpo. Però il titolo più atteso non può che essere Final Fantasy VII Rebirth. Se mi seguite da un po' di tempo,
tempo saprete già che Final Fantasy VII è stato un titolo fondamentale nella mia formazione da videogiocatore e il remake di qualche anno fa, uno dei progetti più attesi di sempre, tra molti alti e qualche basso, mi ha lasciato a bocca aperta e mascella a terra. Ora però Square Enix con il Rebirth ci si gioca la faccia, un po' perché devono dimostrare come riusciranno a rendere il senso di grandezza della world map di Midgar, un po' perché narrativamente si sono esposti parecchio con il remake e ora non si torna indietro. Il Rebirth sarà un titolo fondamentale e febbraio è dietro l'angolo. Ok, questi erano i titoli più attesi dell'anno, ora però iniziamo a fantasticare riprendendo le prediction dell'anno scorso. Devo dire che rispetto alle disastrose prediction per il 2022, per il 2023 ci ho preso abbastanza. Non mi aspettavo sarebbe uscito un nuovo platform di Donkey Kong, un rumor che a questo punto difficilmente si concretizzerà. Avevo azzardato che Nintendo avrebbe provato a sfruttare l'entusiasmo attorno al film di Super Mario con un nuovo platform, ma pensavo sarebbe stato un episodio in 3D, prendendoci quindi solo a metà. Le mie preghiere di vedere presto un remake di Metroid Prime e l'arrivo del Game Boy su NSO sono state esaudite. Per quanto riguarda Mario Kart 9, era semplicissimo predire che non ci sarebbe stato spazio per un nuovo episodio, vista la copertura del pacchetto percorsi aggiuntivi. Ci ho visto lungo anche per la mancata pubblicazione dei porting in HD di Wind Waker e Twilight Princess, mentre il mio affermare nel 2023 c'è spazio per una nuova console è stato un gigantesco buco nell'acqua. Però adesso fermi tutti, perché vi devo fare prima un'altra domanda. Ma quanti di voi si spezza il cuore quando comprano il gioco del momento, lo scartano tutti emozionati e poi dentro si ritrovano il nulla più assoluto? Beh, se anche voi, proprio come me, siete malati di collezionismo, non ce la fate a dire addio a manuali di istruzioni, alle mappe, alle scatole di cartone, beh, dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games per riscoprire la gioia del collezionismo e trovare l'autoregalo perfetto per Natale. Come al solito per me è un onore poter sponsorizzare una realtà del genere, fatta da appassionati per gli appassionati. Il catalogo di Otoji Retro Games è in continuo aggiornamento, i prezzi sono super competitivi e potete trovarci di tutto, dalle vecchie glorie Nintendo, compresa anche qualche cosetta esotica, fino ad arrivare a PSP e la prima Xbox, due piattaforme che si filano in pochissimi ma che io adoro collezionare. E nel caso voleste liberarvi di qualche bel pezzo della vostra collezione, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate il link al sito in descrizione e mi raccomando, seguitelo anche sui social per rimanere aggiornati sui nuovi rientri. Grazie mille a Otoji Retro Games e viva il collezionismo! Ma quindi che colpi di scena possiamo aspettarci dal 2024? Tagliamo la testa al toro partendo dalla prediction più difficile, anche se poi è quella sulla bocca di tutti. Switch 2 sarà annunciata o no? Uscirà quest'anno? Allora, voglio essere pessimista, così in caso sarò felicissimo di essere stato smentito. Nintendo proverà a far reggere questo 2024 esclusivamente sulla presenza di Nintendo Switch. Il suo successore uscirà nei primi mesi del 2025, mentre mi aspetto che quest'anno la sua esistenza venga prima svelata ufficialmente con dei teaser e poi presentata in modo approfondito al pubblico tra ottobre e novembre 2024, ricalcando quello che è stato l'iter della prima Switch. Durante il corso dell'anno, probabilmente nella seconda metà, ci sarà però spazio per l'ultima revisione di Switch, che potrebbe essere una Lite OLED, ricalcando un po' quello che è stato il New Nintendo 2DS XL. Switch 2 sarà ovviamente retrocompatibile ed è probabile che nella sua lineup di lancio ci siano Metroid Prime 4, titolo ovviamente cross-gen, Mario Kart 9 e anche un nuovo Super Mario in 3D, che potrebbe però arrivare non proprio al day one della console, ma entro il suo primo anno di commercializzazione. Quindi, cosa uscirà per Switch il prossimo anno? Visto che il trend sembra essere quello di sfruttare al massimo spin-off e riproposizioni, sono abbastanza fiducioso per la riproposizione di Metroid Prime 2 e 3, sperando che si tratti di un lavoro simile a quanto visto con la remastered dell'1, e voglio continuare a credere nell'esistenza dell'ennesimo porting di Wind Waker e Twilight Princess. Dopo F-099, Nintendo potrebbe dare di matto e tirare fuori un nuovo F-Zero, ma questo è più che altro un sogno ad occhi aperti. E poi non si tratta di un'esclusiva, ma c'è il capitolo Silksong. È passato veramente troppo tempo dall'ultimo aggiornamento relativo al titolo, avvenuto durante una presentazione Xbox, e le notizie provenienti dal Team Cherry continuano a essere praticamente nulle. Il 2024 deve essere per forza l'anno in cui vedremo la pubblicazione di Hollow Knight 2. Dai, impossibile che venga rimandato ancora. E infine chiudo con la vera bomba, anche se non è propriamente
assolutamente limitata all'universo Switch, visto che probabilmente il prossimo Donkey Kong lo vedremo solo come accompagnamento di un eventuale futuro film dedicato allo scimmione. Nel 2024 verrà annunciato lo sviluppo di un nuovo Banjo-Kazooie che, come suggeriscono i rumor, potrebbe essere dato in mano a Toys for Bob. Niente male, eh? Ma queste sono le mie prediction. Che ne pensate? Come al solito vi aspetto nei commenti per sapere quali sono le vostre prediction per questo 2024, ma anche quali sono i titoli che aspettate con più ansia. E non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà, ma forse prima di quanto vi aspettate. Voi nel frattempo comunque, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro 20, Michele 2324, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...